Carissimi amici in ascolto, ben ritrovati tutti quanti sulle frequenze del ciclo di catechesi Adamo e la vita nella divina volontà, giunto alla 17ª puntata. Con l'aiuto di Dio andiamo avanti nella lettura di questi brani assai belli e illuminanti, come saranno anche quelli di questa sera, sul mistero della creazione, sullo stato dei nostri progenitori, sui doni da loro ricevuto, su quello che hanno perso, su quello che possiamo, per grazia e per bontà di Dio, recuperare. La volta scorsa abbiamo visto, chi segue regolarmente, insomma, queste catechesi ricorderà che abbiamo visto lo splendore delle opere fatte nella Divina Volontà attraverso l'immagine dei soli splendenti, che paragonati invece alle opere anche buone fatte con pura volontà umana, appunto, sono come sole dinanzi a piccole fiammelle smorte. Abbiamo poi visto come Adamo, dopo la creazione, riempiva dei suoi atti tutte le cose create. Gesù, attraverso queste immagini, ha fatto, come dire, un esempio plastico, reale e vivente di cosa significa agire nella divina volontà, che vuol dire portarsi la divina volontà in tutte le cose e quindi muoversi tanto quanto la divina volontà è estesa, cioè dappertutto. E abbiamo anche visto come una condizione fondamentale di Adamo nello stato di giustizia originale era vedere l'amore di Dio dappertutto e saperlo ricambiare perfettamente. E abbiamo anche visto, insomma, poi chiaramente c'è sempre il rovescio della medaglia, come tutto questo fu sciaguratamente perduto attraverso e a causa del peccato originale. Oggi faremo dei passi in avanti, sempre dal 23° volume che contiene tanti brani, ecco, dedicati all'approfondimento del tema oggetto della nostra catechesi, che è appunto la vita di Adamo nella Divina Volontà. E passiamo immediatamente alla lettura perché sono come sempre molto belli e molto intensi. Vorrei riuscire, se Dio vuole, a leggerle e a commentarle almeno due. Procediamo subito con la lettura del primo, 23° volume, 6 gennaio del 1928. Giunta al punto quando Dio creava l'uomo, pensavo tra me: perché gioì tanto nel crearlo ciò che non fece in tutte le altre cose che creò? Ed il mio amato Gesù, muovendosi nel mio interno, mi ha detto: figlia mia, nel creare tutta la creazione con tanto ordine ed armonia, noi demmo del nostro senza che nulla dovessimo ricevere da essa. Invece, nel creare l'uomo, mentre demmo del nostro, gli davamo capacità di darci i nostri stessi doni come beni suoi, in modo che noi dovevamo sempre dare tanto che si doveva formare una gara tra lui e noi. Noi a dare e lui a ricevere, lui a darci e noi a sovrabbondarlo di più con i nostri doni. Questo dare e ricevere, ricevere e dare, apriva le feste, i giochi, le gioie, la conversazione fra creatore e creatura. Onde, nel vedere la piccolezza della creatura festeggiare con la nostra altezza suprema, trastullarsi, gioire, conversare con noi, sentimmo tale gioia, tale enfasi d'amore, che tutte le altre cose create ci parvero nulla al confronto della creazione dell'uomo. E se tutte le opere nostre ci parvero belle e degne, e se il nostro amore corse in tutte le cose create, fu perché dovevano servire per largheggiare in doni verso l'uomo e perché da lui aspettavamo il ricambio di amore di tutte le cose create. Perciò
Tutta la nostra gioia e gloria si accentrò nell'uomo e nel crearlo mettemmo tra lui e noi armonia di intelligenza, armonia di luce, armonia di parole, armonia di opere e di passi, e nel cuore armonia di amore, sicché da noi passavano a lui come tanti fili elettrici, l'armonia mediante i quali noi scendevamo in lui e lui saliva a noi. Ecco perché gioimmo tanto nel creare l'uomo e perché fu tanto grande il dolore che ci diede quando si sottrasse alla nostra volontà, perché ruppe tutte queste armonie, cambiò la nostra festa in dolore per noi e per lui, distrusse i nostri più alti disegni, deformò la nostra immagine che avevamo creato in lui, perché solo la nostra divina volontà aveva virtù di mantenere bella l'opera nostra con tutte le armonie da noi volute. Tolta questa, l'uomo è l'essere più vile e degradato in tutta la creazione. Perciò, figlia mia, se vuoi che tutti i tuoi sensi armonizzino con noi, non uscire mai dalla mia volontà. Se vuoi ricevere sempre dal tuo creatore e aprire le feste con noi, sia essa sola la tua vita e il tuo tutto. Bene, come vediamo, invito anche a, commentando adesso questo brano, a contemplarne un po' la struttura, no? C'è una struttura un po' tipica che Gesù adopera quando parla di questi argomenti riguardanti la creazione. Lo schema è sempre lo stesso. Gesù mostra la bellezza e varie sfaccettature dei doni fatti alla creatura uomo, quindi il vertice della creazione. Mostra i danni fatti dalla creatura uomo per propria responsabilità e quindi la tragedia grossa che questo ha prodotto, e mostra la possibilità del recupero, rivolgendosi a Luisa, ma attraverso Luisa rivolgendosi a tutti noi. Fate attenzione perché proprio ieri, anche se non c'entra con ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo, e mi permetterei di fare una lettura di un fuoripista, nel senso che questo regno della divina volontà sicuramente verrà sul pianeta Terra. L'ho letto proprio l'altro giorno, terminando la lettura continua del 21° volume, questo brano che vorrei condividere perché possiamo un attimo capire dove ci stiamo muovendo. Quindi, quando il Signore si rivolge a Luisa, e dico sempre attraverso Luisa a tutti noi, lo fa perché il regno della divina volontà sul pianeta Terra verrà. Leggo il brano. Sentite, no? Qui Luisa scrive il 26 maggio del 1927. Volume 21, è l'ultimo capitolo del volume 21. Dice: stavo pensando tra me, Gesù ama tanto il suo volere e pare che tanto sospira che sia conosciuto affinché domini e regni. Intenzione, eh? Noi tutte queste catechesi, tutto che stiamo facendo, stiamo cercando di conoscere cosa sia questo regno della divina volontà. E sappiamo che questo è un desiderio di Gesù. Poi prosegue: ma mi sembra difficile che la divina volontà sia conosciuta perché non vi è chi se ne occupa. Né nessuno ha interesse. Tutto l'interesse sta in Gesù, ma nelle creature non esiste. Questo almeno ai tempi di Luisa. Adesso pare che un po' di interesse in giro cominci a sorgere, no? Quindi, se queste creature mancano di dare questa gran gloria a Dio e di insieme porgere la pienezza di tutti i beni alle creature, come mai potrà conoscersi il regno dell'eterno Fiat? Ora, mentre ci ho pensato, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno e mi ha detto: figlia mia, ciò che a te sembra difficile non è difficile per Dio. Come nella redenzione
Non ci furono difficoltà, né tutta la perfidia umana potette impedire il corso del nostro amore, molto meno potrà impedire il compimento della nostra volontà la decisione di venire a redimere il genere umano. Attenzione a quello che qui Gesù dice. Quando la divinità stabilisce di fare un atto, di compiere un'opera, qualunque siano le cause, le circostanze, gli impedimenti, essa trionfa di tutto. Vince di tutto. E fa ciò che ha stabilito. Sicché il punto culminante ed importante di Dio sta nello stabilire ciò che vuole fare. Fatto questo, ha fatto tutto. Onde, se in noi sta stabilito che la nostra volontà deve essere conosciuta e il suo regno verrà sulla terra, è già come fatto. Come fu fatta la redenzione, perché è stabilito così da noi, così sarà fatto per il regno della nostra volontà. Ecco, questo mi sembra importante ricordarlo. Cioè, qui stiamo parlando, adesso noi... Io penso sempre, insomma, a noi, alle persone che seguono i passi di questo cammino, no? Quindi come una sorta, nonostante che Luisa, insomma, sia venuta a mancare già oltre 70 anni fa, nel 1947, insomma, quindi è tanto, ecco, però ci si muove ancora, diciamo, in maniera un po' pionieristica, nel senso che stiamo cercando, insomma, come esploratori, alla luce, diciamo, di una non ancora grandissima fioritura, anche, come dire, approfondimento teologico di tante questioni. Io le vedo, insomma, mano a mano che leggo gli scritti, ci sono delle cose veramente grosse, ecco. E quindi uno si sente un po' più, ma si sente pionieri, più pioniere di una cosa che ci sarà, d'accordo? La conoscenza del Signore riempirà la terra, sta scritto nel libro del profeta Isaia. Quindi, il famoso capitolo 11, no? Dove vengono anche dette delle cose molto belle sui tempi messianici, il lupo dimorerà con l'agnello, la pantera si traerà col capretto, il leoncello e il vitello pascoleranno insieme, la mucca si traierà a fianco all'orso, il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso, il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Tutte queste cose sono scritte nella rivelazione pubblica. Questo è il profeta Isaia. Io non credo che qualcuno abbia ancora visto queste cose. In questi drammatici giorni, ahimè, specialmente per l'Italia, stiamo vedendo ben altro. Stiamo ancora vedendo un caos spaventoso, un disordine immane, ecco, nella creazione. E noi dobbiamo sempre, quando vediamo tutte queste cose, dobbiamo sempre pensare, se siamo cattolici, cioè noi vedendo disordini di questo genere, dobbiamo sempre pensare, come la Chiesa ci dice, quando cominciamo la mea culpa, mea maxima culpa. Cioè, chi si trova in situazioni difficili è normale, insomma, è umano che reagisca, ma a volte anche un pochino malamente, ma la motivazione, la sapienza, l'intelligenza, quindi i doni dello Spirito Santo ci portano a pensare, dice, ma tutto questo caos, tutto questo disordine viene dal caso, cioè un caso che adesso sono abbattute queste cose, o è, come dire, è sempre tutto quanto purtroppo generato dal disordine primordiale, d'accordo, che deriva dalla volontà dell'uomo che si oppone a quella divina, dando vita, insomma, a quello che è formalmente il peccato, che è generatore di male. Un generatore di male, su questo il Catechismo della Chiesa Cattolica, San Giovanni Paolo II hanno fatto delle lezioni stupende. Un male che non resta dentro di noi, un male che anzitutto fa male a noi, numero uno, ma purtroppo esce fuori di noi, fa male al prossimo, fa male al mondo, fa male alla Chiesa, fa male anche alla natura, fa male anche al resto della creazione, perché il resto della creazione, ubbidiente a Dio, si trova a, come dire, a dover subire, come dire, in qualche modo,
Il male delle nostre disobbedienze, questi sono tutti quanti certamente di dinamiche e meccanismi misteriosi, d'accordo? Nessuno lo mette in dubbio, no? Noi non possiamo comprenderle appieno queste cose, né capire le dinamiche profonde che si ingenerano, però possiamo semplicemente stare al fatto che il bene fa star bene e bene produce, il male fa star male e male produce. Dovunque, capite? Quindi, ecco, allora, la creazione, per quanto riguarda Dio, è tutta ordine e armonia. Ordine e armonia finalizzata a cosa? Al godimento dell'uomo. Ora, io parlavo con qualche persona nei giorni scorsi, no? Cioè, io penso che sia interessante confrontarsi su queste cose. Adesso apriamo un discorso che è un discorso che è un confronto anche con chi ascolta, insomma, no? Una sollecitazione. Cioè, noi vediamo delle cose, per esempio, anche nella natura, guardando i documentari, no? Ma io dico un pitone. Io ho visto quest'estate su YouTube casualmente dei video allucinanti. Cioè, il pitone che si mangia, si fagocita un essere umano, se lo mette nella panza. Insomma, è una cosa bruttarella, insomma. Dice, questo sarebbe il Fiat creante. Cioè, è chiaro che questa è una cosa che non può essere, che se il peccato originale non ci fosse stato, dice, ma il pitone l'ha creato nostro Signore, o è un mutante, come dire, è un ibrido. Cioè, la creazione ha avuto una sorta di involuzione in peggio, da cui sono uscite anche delle strane creature che in qualche modo non dipendono direttamente dal Fiat creante, oppure, cosa ben più grave, cioè, d'accordo? Cioè, questa rivolta anche di alcuni esseri animali, insomma, contro di noi, anche le belve che ci sbranano, eccetera, eccetera, è sempre tutta conseguenza del peccato. Cioè, questi sono perché. Cioè, noi non possiamo semplicemente stare, ma questo non è un problema soltanto di un credente, di un cattolico. Io penso che, io a volte dico, vabbè, facciamo finta che io non fossi credente, facciamo proprio un'ipotesi proprio cioè, io non mi accontento, insomma, della spiegazione, insomma, perché comunque la domanda tipica dell'uomo, che è anche poi la domanda che fece nascere la filosofia, che di per sé è una cosa buona. L'uomo che si interroga sulla realtà comincia a chiedersi perché questo, perché quest'altro, perché quest'altro. Cioè, capito? Cioè, dice, no, ma il pitone fa così perché la sua specie è fatta così, mangia questo, mangia quell'altro. C'è la classica spiegazione scientifica, correttissima, che studia il fenomeno, d'accordo, e dice questo fenomeno è così, le cause, come dire, scientifiche sono questo, e si ferma lì. Ma, cioè, capito? Ma a me mi dispiega perché succede sta roba qua? Cioè, alcuni animali, facciamo una domanda proprio sciocca, ma le zanzare, che alcune zanzare che ti pungono, ti danno la malaria, ti ammazzano. In uno stato di natura integra, ordinata, senza il peccato originale di Adamo, ma ci avrebbero fatto del male? Punto interrogativo. Alcune specie strane, no? Pensiamo per esempio gli scorpioni. Se uno legge il martirologio romano, alcuni martiri sono stati ammazzati perché sono stati messi in mezzo agli scorpioni. Insomma, è terribile morire tra punture degli scorpioni. Non è un bell'animale lo scorpione, insomma, no? Capite? Pure il serpente, insomma, è tra l'altro simbolo, insomma, utilizzato ampiamente da quelli della concorrenza, insomma, dell'altra sponda, insomma, no? Allora, dov'è tutto questo ordine ed armonia del Fiat creante? Certo, la Chiesa insegna che il peccato originale non ha distrutto, ha rovinato, quindi noi la bellezza della creazione possiamo ancora contemplarla, perché non si è sfasciato tutto: la bellezza del sole, la bellezza del cielo, la bellezza dei boschi, delle montagne, del mare, dei fiumi, dei laghi, dei ruscelli, eccetera, eccetera, no? Però dentro questo giardino, adesso si sono inserite un sacco di cose brutte, un sacco di erbacce, un sacco di elementi stonati, capite? Quindi,
A mio avviso è abbastanza in dubbio che c'è stato, come dire, un mutamento nella creazione, in peggio ovviamente, in peggio. Anche le stesse malattie, la Chiesa insegna, questa è la dottrina del catechismo, insomma, no? Che l'uomo nello stato di natura integra non poteva morire, non poteva ammalarsi. Anche cioè, da un punto di vista sempre diciamo così, filosofico in senso ampio, batteri, virus, sono tutti quanti disordini, agenti patogeni, d'accordo, che vanno a incrinare l'ordine perfetto che è l'equilibrio del nostro organismo, andandolo a ledere. Ecco, quindi noi dobbiamo pensare alla creazione come un palcoscenico perfetto, che Dio aveva fatto così perfetto e così bello, perché cosa dice qui? Per dargli la possibilità a lui di sovrabbondarlo con tutti quanti i nostri doni, cioè di dargli delle cose belle, ci parvero belle e degne, e se il nostro amore corse tutte le cose create, fu perché dovevano servire per largheggiare i doni verso l'uomo, cioè perché l'uomo, oltre che a vedere direttamente nel suo contatto da amico ad amico, da figlio a padre, da sposo a sposa, da innamorato a innamorato, perché questi erano i rapporti che c'erano con Dio, diretti, doveva sentirsi ubriacato, circondato ovunque mi giro, c'è una cosa bella che il Signore ha fatto per me, e la riconosco come tale, l'armonia perfetta della creazione. E nella mente di Dio, dice, tutto il creato convergeva all'uomo, dice, perché ha gioito soltanto nella creazione dell'uomo? Perché l'uomo era l'unica creatura a cui gli davamo la capacità di ricevere i nostri doni in maniera cosciente e consapevoli, di ridarci e di cominciare a fare con noi, con le tre persone della Santissima Trinità, la gara. Tu ricevi i beni che io ti dono, li fai tuoi e me li ricambi. Tu me li ricambi, io te ne do altri ancora, tu me li ricambi ancora. Quindi questa relazionalità bilaterale tra Dio e l'uomo, fatta di amore ricevuto e amore ricambiato, di amore donato e amore accolto, di amore dato e amore continuamente circolante, apriva le feste, i giochi, le gioie, la conversazione tra creatore e creatura. Bellissimo, no? Nel vedere la piccolezza della creatura festeggiare con la nostra testa suprema, trastullarsi, è da gustare questi termini, gioire, conversare con noi. Noi oggi possiamo parlare con Dio, certamente, no? Ma parliamo con Dio nella dinamica profonda ma misteriosa della preghiera. E ci vuole anche una bella preghiera, insomma, non è così immediato parlare con Dio, non è così semplice percepire ed ascoltare la sua voce. La stragrande maggioranza degli uomini ne è completamente sorda, non sente la voce di Dio perché adesso non si conversa, come dice il libro della Genesi, a tu per tu nel fresco della sera, no? O non c'è più Mosè che parlava, dice l'Esodo, con Dio a faccia, come parlano due amici tra di loro. Non c'è più. Quindi ecco perché gioiamo tanto nel creare l'uomo. Quindi vedete, tutte le cose create servivano per largheggiare in doni verso di lui. E perché noi aspettavamo il ricambio dell'amore di tutte le cose create. Cioè, capite, questo avviene sempre a due livelli. L'uomo riconosce il ti amo di Dio e lo ricambia, ma l'uomo attraverso la divina volontà mette nelle stesse cose create quello stesso amore di ricambio che si trova nella divina volontà e gliele ripresenta al Signore come se fossero sue. Questa è la stessa identica dinamica che adesso si compie nei giri, l'abbiamo visto anche la volta scorsa.
Gioimmo tanto nel creare l'uomo e fu tanto il dolore che ci diede quando si sottrasse dalla nostra volontà perché ruppe tutte queste armonie. Cambiò la nostra festa in dolore per noi e per lui. Attenzione, distrusse i nostri più alti disegni. Io quando sento queste cose, come dire, mi viene un dolore interno e anche, come dire, un senso di sbigottimento. E vi posso dire, insomma, che questa è una sorta di, chiamiamola, confidenza. Mi viene un timore interiore, mi fa dire: Signore mio, ti prego, per favore, guarda, abbi pietà, salvami da me stesso, non permettere che io distrugga i tuoi più alti disegni. Cioè, pensare che abbiamo questa possibilità, cioè, per una persona che ama sinceramente il Signore, cioè, pensare che io sarei capace di mandare in aria i suoi più bei disegni, beh, questa non è una bella, non è un bel pensiero. Ma è già successo, purtroppo, e è successo pure in maniera clamorosa. Deformò la nostra immagine che avevamo creato in lui. Cioè, il peccato ci rende dei mostri brutti. È sempre molto bello, ecco, guardare in faccia le persone, ma non con, perché guardando in faccia una persona, guardando lo sguardo, guardando proprio il volto, molto si capisce se quella persona vive nell'amicizia di Dio oppure no. È proprio, cioè, perché anche se uno non avesse, l'ho detto tante volte questo qui, dei lineamenti morfologici gradevoli, cioè la bellezza o la minore bellezza esteriore, è un fatto anche oggettivo. Cioè, se uno ha dei difetti, come dire, morfologici, non è esteriormente bello, ma ci sono delle persone che sono esteriormente belle, che soltanto quando le guardi in faccia ti rendono inquieto, anche se morfologicamente sono belle. E ci sono invece delle persone che morfologicamente non sono tanta questa bellezza, io ne ho conosciute più di qualcuna, ma a causa della bellezza interiore che vivono, del rapporto che hanno con Dio, questa bellezza interiore traluce, traspare, riverbera, ridonda nell'esteriore, e nonostante che siano morfologicamente tutt'altro che belle, appaiono come tali. Qui dobbiamo sempre ricordare, a me piace ricordare, la visione per esempio dell'inferno che ebbero i pastorelli di Fatima. Videro i demoni come dei mostri orribili, e poi le anime dannate, chi conosce queste cose lo ricorderà, che entravano dentro queste fiamme in forma umana e uscivano come mostri orribili anche loro. Cioè il peccato, il male, la deformazione, il rovinare, il distruggere. Ma se noi ce lo mettessimo bene in testa, il problema è che le conseguenze, cioè, del male non si vedono in maniera immediata e diretta. Purtroppo, capito? Cioè, se io prendo uno e gli do una martellata in testa, la conseguenza di quella martellata, almeno nei fumetti, ecco, nella realtà posso pure mandarla anche al creatore, no? Nei fumetti, se uno dà una martellata in testa, subito dopo nella vignetta successiva si vede il bernoccolo. Ecco, il bernoccolo è la conseguenza immediata e diretta della martellata, ma io non vedo le conseguenze immediate e dirette del male che faccio, non le vedo subito, sono sempre delle, e come dire, possibilità di vista a posteriori e molto 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 larghe, ecco, complessive, impossibile. Quello che uno percepisce è il malessere. Il malessere. Una persona che vive nella divina volontà non ha il malessere, ha il benessere. Non il benessere economico, cioè il benessere, cioè sta bene, sta. Ci manda un sacco di croci, fa niente. Sta bene. Sta bene. Le croci le vive in maniera soprannaturale. Guardate che tutto questo
fa perdere la divina volontà e l'uomo diventa un mostro. Ma attenzione, Gesù dice: tolta la divina volontà, l'uomo è l'essere più vile e degradato di tutta la creazione. Siamo arrivati, siamo scesi in base, siamo andati all'ultimo posto. Più vile e degradato. E quindi Gesù dice: non uscire mai dalla mia volontà, e se vuoi ricevere sempre dal tuo creatore ed aprire le feste con noi, sia essa sola la tua vita. Ma noi comprendiamo, il tenore anche di questi scritti, no? Io questo ne sono sempre stato convinto, cioè quando uno trova una perla di grande valore, lascia perdere tutto perché deve acquistare quella perla. E io fin dalle prime volte, insomma, che sono entrato in contatto con questi scritti, percepii immediatamente. Ed è per questo che ho cominciato subito a approfondirli e poi abbastanza precocemente anche, insomma, a condividere queste cose, perché sono tesori che a mio avviso vanno condivisi con chi gradisce di accoglierli, chi non gradisce di accoglierli non è assolutamente obbligato a farli, no? Però compresi che qui c'era qualche cosa di altro e che andava oltre. Va bene, vorrei leggere il secondo brano rapidamente e dare un piccolo commento. È sempre il 23° volume, stavolta 13 gennaio. Vedete come sono abbastanza ravvicinati anche, no? Dal 6 al 13. Dice così: figlia mia, la nostra divinità nel creare l'uomo accentuò tutto in lui, come se nulla avessimo fatto in tutto il resto della creazione. Mettemmo tutto da parte, ci occupammo solo di lui. Il nostro amore giunse all'eccesso, lo guardammo e riguardammo per vedere se era bello, se traspariva la nostra bellezza in lui. Il nostro essere divino pioveva come pioggia di rotta come pioggia di rotta su di lui, e che pioveva? Santità, luce, sapienza, grazia, amore, bellezza, fortezza. E mentre ci scaricavamo su di lui, i nostri sguardi erano fissi sull'uomo, per vedere se tutte le nostre qualità erano accentrate in lui, in modo che nulla doveva mancargli per amarlo e per essere riamati, tanto che la sua bellezza ci rapiva. Il suo amore ci investiva, tutte le nostre qualità messe in lui facevano eco al nostro essere divino, ci legavano e ci portavano a lui. Che tempo solenne, che punto indimenticabile, che fuoco d'amore fu la creazione dell'uomo. Tutte le nostre qualità divine strariparono e festeggiarono la creazione. E per compimento della nostra festa, gioia e felicità, scossi dal nostro stesso amore, guardammo la macchina di tutto l'universo e gli facemmo dono di tutto, costituendolo re di tutte le cose create, per poter dire a noi e a lui: re dominanti siamo noi. Re dominanti è l'opera delle nostre mani, il caro figlio partorito dallo sbocco del nostro amore. Sarebbe stato disdicevole e non decoroso per noi fare del nostro figlio un servo dissimile da noi nella somiglianza e nel dominio. Non sarebbe forse disdicevole ed indegno per un re fare del suo figlio un vile servo, mettendolo fuori della sua legge in un povero tugurio? Questo re meriterebbe il biasimo di tutti e non si terrebbe come padre e re, ma come tiranno. Molto più che il nostro parto usciva dal fondo del nostro amore divino, perciò volevamo il decoro e l'impronta della regalità nell'opera nostra. Ora questo nostro amore fu spezzato dall'uomo e col sottrarsi alla nostra stessa volontà divina, lui stesso si tolse l'impronta della regalità e le divise di re. Attenzione a questo passaggio, eh. Ma da parte nostra nulla cambiò e persistemmo nella nostra volontà di fare dell'opera delle nostre mani il figlio re, non servo. Perciò in tutta la storia della creazione ritorniamo all'assalto e al compimento del nostro volere, chiamiamo una di questa stirpe e mettendo tutti da parte come se non nessun altro esistesse, rinnoviamo la solennità della creazione del primo uomo. La foca del nostro amore forma
onde altissime, ci fa vedere tutto amore. Emettendo costei in queste onde, ad onta che la nostra onniveggenza vede tutto, mettiamo tutto da parte e con questa rinnoviamo il gran prodigio del primo atto della creazione. Presumo che qui, in questa parte finale, stia parlando della Madonna. Allora, cerchiamo di capire cosa che dice qui Gesù, perché qui praticamente Gesù sta dicendo, detto in inglese in pochissime, in parole poverissime, che ciò che fu la vita della Madonna sarebbe stata la vita di tutti noi. Di tutti noi. Nessuno escluso. La sua bellezza ci rapiva, il suo amore ci investiva. Queste sono parole che Dio potrebbe dire e di fatto ha detto e dice per tutta l'eternità dirà a chi? Alla Madonna. Alla Madonna. La Madonna è chiamata la piena di grazia, no? Che Gesù ha detto, il nostro essere divino pioveva come pioggia dirotta su di lui. Questi giorni abbiamo visto drammaticamente che significa una pioggia di rotta. Una pioggia di rotta è tremendo, quindi non sai più dove andare a mettere, d'accordo? Produce straripamenti. Allora, che cos'era questa pioggia? Santità, luce, sapienza, grazia, amore, bellezza, fortezza, e ci scaricavamo su di lui. Scaricavamo su di lui. Cioè, immagino, a volte ci sono dei termini, ci scaricavamo. Quando uno è carico, no? Che si deve scaricare da qualche parte, deve sfogare, lo ha fatto su di noi. E mentre aveva fatto questo, i nostri sguardi erano fissi sull'uomo per vedere se tutte le nostre qualità erano accentrate in lui, e lo erano, in modo che nulla doveva mancargli per amarlo e per essere riamati. E la sua bellezza ci rapiva, il suo amore ci investiva. Cioè, sentite, cioè, ma tu sei a sentire Gesù che dice che tempo indimenticabile, quel tempo solenne, che punto indimenticabile, che foga d'amore. Cioè, Dio c'ha un ricordo indimenticabile. Momento della creazione dell'uomo, quando ha potuto vedere il suo capolavoro perfettamente uscito dalle sue mani e ha potuto cominciare a vivere, perché c'è stato un tempo in cui Adamo è vissuto in questo, tutto quello che abbiamo ascoltato. Foghe d'amore, scambi d'amore, trastulli, delizie, reciproche però, non soltanto vissute da Adamo, ma anche vissute da Dio vedendo quello che Adamo gli aveva. Dice, tutte le nostre qualità divine, vedete il termine che usa, strariparono, piogge, piogge, dirotto, che cosa fanno venire? Fanno venire gli straripamenti e festeggiarono la sua creazione. E per compimento ancora della nostra festa, gioia e felicità, sono questi tre termini, festa, gioia e felicità, festa, gioia e felicità, festa, gioia e felicità. Cioè, perché la nostra festa, gioia e felicità, deve essere perfetta, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo costituito l'uomo re della macchina dell'universo uscita dalle nostre mani, è tua. Per poter dire a noi e a lui, re dominanti siamo noi. E redominante è l'opera delle nostre mani, il caro figlio partorito nello sbocco del nostro amore. Cioè, questo è Dio. Io recentemente ho fatto, un paio di domeniche fa, non mi ricordo, insomma, una omelia dove dicevo, aspetta un attimo, ma tu sei sicuro che hai una corretta idea di Dio? Com'è Dio? Chi è? Cosa fa? Come opera? Cosa vuole? Come ti vede? Come ti vorrebbe? Come ti tratta a te, creatura umana? Allora, c'è un dramma, dramma di ieri e dramma di oggi, che l'uomo è cambiato nei confronti di Dio. Ma Dio non è cambiato nei confronti dell'uomo. Da parte nostra nulla cambiò.
Cioè Dio adesso vuole ridare all'uomo esattamente quello che l'uomo ebbe prima della colpa d'origine. E lo ha sempre voluto. Non è in atto questa sua volontà immutata perché in noi sono cambiate le condizioni. Lui stesso si tolse l'impronta della regalità e le divise di re. Quindi di nuovo, ancora, perdonatemi se insisto su questo punto, ma gli uomini a questo non ci pensano e ci dovrebbero pensare. Cioè, tutti. Adesso immaginate, per esempio, che cosa può succedere, quali stati d'animo possono succedersi nei cuori e nelle menti di chi vive delle disgrazie, no? Pensiamo all'Aquila, pensiamo a Amatrice, pensiamo all'Emilia Romagna quando c'è stato le Marche, il terremoto, io ricordo, in Umbria, la distruzione della chiesa di San Francesco, adesso tutti i disastri che sono successi in mezzo Italia, a destra, a sinistra, eccetera, eccetera, no? Gli stati d'animo conseguenti a questo tipo di realtà, la prima reazione che nasce è di prendersela con qualcuno. E non è escluso che purtroppo, come sovente accade, vada drammaticamente a finire sul banco degli imputati il Padre Eterno. Come se, perché al Padre Eterno si fa il capo di imputazione di non aver impedito alcune cose. Questo procedimento però, per quanto... Attenzione, cioè le circostanze drammatiche in cui i nostri fratelli e sorelle vengono a terminarsi e che nessuno può giudicare perché ecco, poi bisogna trovarci sì, nelle situazioni perché è bello parlarne a distanza, insomma, ma è difficile parlarne vicini a vicino, no? E quindi sono cose, come dire, umanamente comprensibili. Ecco, però è anche un po', capite, non corretto e non foriero di verità un discorso di questo genere. Perché lui stesso si tolse l'impronta della regalità, cioè l'amore di Dio non è cambiato. Cioè se la terra diventa un inferno, purtroppo, certo che c'è chi ci soffia per farlo diventare un inferno, non è certo Dio, insomma, ma il suo nemico. Soffia, lavora, ma noi dobbiamo decidere, siamo noi l'ago della bilancia, dobbiamo decidere se, come dire, aprire le porte ai soffi della distruzione o riaprirci a ciò che Dio non ha smesso di volerci donare, che cosa è? La gioia, i tre termini, la felicità e la festa. Cioè Dio esiste in relazione a noi per darci questo. Se tu questo non lo vivi, questo ti viene detto, non è perché Dio non te lo vuole dare, ma è perché tu ti stai precludendo di poterlo avere. Siamo nel mese di novembre, lo dico più di qualche volta, lo stesso inferno che qualcuno... E come dire, usa come pretesto per bestemmiare contro Dio dicendo che no, l'inferno non può esistere perché se Dio è buono non ci manda nessuno e se la misericordia di Dio esiste fa in modo che tutti siano strappati dall'inferno. Questo tipo di ragionamento è un ragionamento profondamente ingiusto, d'accordo? Profondamente ingiusto perché l'inferno è l'attestazione ultima, estrema e radicale di questa verità. Che sei tu a dover decidere come campare, come vivere e quale sorte ultraterrena scriverti. Non ce la, noi non, cioè, questo procedimento è andare sempre a trovare il colpevole fuori di noi, d'accordo? O è Dio, o è il governo, o è la Chiesa, o sono gli scandali nella Chiesa, non so che cosa, o è mio padre, o è mia madre, o è la mia famiglia, o è mio nonno, o è la mia socia. Cioè,
in un processo anche di maturazione interiore, anche a prescindere adesso dal dono della divina, non possiamo continuare ad andare sempre avanti così, perché questo viene dall'uomo della strada alle più alte personalità, cioè le persone magari, ah no, io sono una brava persona, non faccio male a nessuno, faccio quest'altro, però le cose vanno storte perché è sempre colpa degli altri. Allora, questo tipo di meccanismo, un meccanismo perverso, d'accordo, va rotto, va tolto perché non è vero, non riconosce la verità. Cioè, quando una persona entra in contatto con Dio, si pente, si vergogna, perché proprio riconosce che dico, ma Signore mio, tu avresti voluto darmi tante cose belle, io ci ho sputato sopra tante volte, mi vergogno di questo qua, mi dispiace, d'accordo? Però qui non soltanto che Dio è innocente, ma Dio non c'ha neanche la gioia di poterci vedere contenti. Cioè, dovrebbe essere lui essere un po' arrabbiato con noi, non viceversa, e non lo è. Capite? Perché quello che è uscito dalle sue mani è tutto bellissimo. Purtroppo l'uomo è il deformatore. Cioè, io nego a Dio, cioè, ma io sempre, cioè, la grandezza della Madonna, qual è la Madonna ha dato a Dio la gioia di poter vedere chi è un essere umano perfetto, uscito e mantenutosi come pensato e come voluto da Dio in persona. Questa gioia perfetta gliela darà soltanto la Madonna, per questo che poi qui conclude, presumo che parli di lei, in tutta la storia di ritornare al Santo Compiuto del nostro volere, chiamiamo una di questa stirpe umana e mettendo tutte da parte come se nessun altro esistesse, rinnoviamo la solennità della creazione del primo uomo. Una cosa analoga, certamente non identica, perché le condizioni di partenza non erano le stesse, Gesù afferma di aver fatto con Luisa. E entrare nel regno della divina volontà significa, in qualche modo, questa cosa qui, ricominciare a viverla. Cioè, possiamo noi fare una vita lontana dal peccato? Cioè, smettere di ingenerare questo meccanismo perverso di deformazione di tutto, di produzione di male, di produzione di tristezza, al contrario, non di gioia, di tristezza, non di felicità, ma di orrore, non di festa, ma di lutto. Sì che si può. E oltre alla decisione che abbiamo visto prima, al decreto divino che ha stabilito che questo sulla terra accadrà, abbiamo anche un'altra, come dire, dichiarazione fatta da Gesù. Da parte nostra nulla cambiò e persistemmo nella nostra volontà di fare dell'opera delle nostre mani il figlio re, non un servo. Cioè, questa è un'altra dimensione fondamentale, cioè richiamiamo la memoria la famosa parabola del figlio al prodigo, che tra poco comincia l'anno C con la prima domenica d'Avvento e la Chiesa ci farà riflettere sul Vangelo di Luca, che è il Vangelo del figlio al prodigo, è uno dei passi suoi. Allora, chi c'è lì? Lì c'è un figlio e c'è un figlio servo. Bruttissima questa cosa, cioè, per carità, meno peggio di altre, ma è brutto però così. Io da tanti anni ti servo e tu non mi hai mai ammazzato un capello. Da tanti anni ti servo, dice il figlio maggiore. Non era contento. Il figlio maggiore pensava, dice, ma tu guarda questo qua, se l'è andato a godere, lui si è divertito, capito? Si è fatta la bella vita, si è sciolato tutto il patrimonio e mo ritorna e mi pare, l'abbraccia, gli ammazza il figliolo grande e gli rida pure la cartella che gli do perché gli metterà nella al dito. Ma pensa un po'. Così, dopo domani, finita la festa, a riparte, e se vai io invece sto qui a soffrire, a servire mio padre. Ma veramente uno pensa questo? Noi pensiamo, cioè, la vita cristiana è questo?
Ascoltiamo un bel po' di raccomandazioni, che un bel po' di prediche, a volte un pochino taglienti, che giustissimamente io sottoscrivo in toto. Fa Papa Francesco. La vita cristiana è questa qui. Cioè che tu stai, oh, e mi tocca osservare i comandamenti. E no, questo non si può fare, ci picchia, ma andrebbe tanto, te fa, sai che bella, una bella botta la sera, esco e me ne vado al night e faccio il finimondo. Sai che bello che invece si può fare? Perché i preti dicono che è peccato, insomma, dicono pure che si va all'inferno, quindi forse è meglio che non lo faccio. Ma che brutta cosa, che brutta cosa. Cioè, agire in questo modo con lo spirito da servi. Le parole di San Paolo: voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, avete ricevuto uno spirito di figli, quello che dice Gesù, il figlio re che grida Abba Padre. Cioè, la vita nella divina volontà è una vita di amicizia con Dio, è una vita dove Dio lo senti come a te vicino, è una vita in cui tu Dio lo senti come tuo alleato, come uno che ti vuole rimpinzare di tutti i beni possibili e che l'unico ostacolo che trova è te. Cioè, se tu oggi non sei ricco sfondato, d'accordo, di beni spirituali, molto più di quanto chi vogliamo nominare, Rockefeller, Berlusconi, ecco chi è che è tanto ricco, io non li conosco tutti questi cosi, gli sceicchi dell'Arabia Saudita, che ne so. Ecco, guardate che Dio, se Dio vorrebbe fare così per ogni essere umano, se non lo fa non dipende da lui. Dipende da te. L'uomo queste cose se le autoprelude. Fa una vita da disgraziato, da meschino. Ah, Dio veramente mi prende una pena nel cuore. Io sono so, cioè, son prete, quando giro, l'ho detto altre volte, ti vedi certe facce, ti vedi le persone tristi, abbuiate, annebbiate, sempre incavolate, arrabbiate. Ma se fa ancora piccolo, dico, ma questi non lo sanno che c'è un'altra possibilità di vivere. La vita è bella, è bellissima, questa vita anche, non è che hai capito, questa vita è bellissima. Ci sono tesori inesplorati. Cosa ha dato Dio? Santità, luce, sapienza, grazia, amore, bellezza e fortezza. C'è qualcuno che non le vuole queste cose qui? Sono cose belle queste qui. Quando si gustano e si cominciano a vivere, la vita esplode. È bello. Cioè, noi dobbiamo essere fermissimamente convinti che Dio è così. È certo che purtroppo poi che succede? Succede che dalla ribellione primordiale è nata una genia di ribelli, come diceva il Signore al profeta Ezechiele. Vacci a parlare a questi qua, ma tanto non ti ascolteranno, perché sono una genia di ribelli. Uso proprio questo termine. E genia di ribellia che cosa fa? Si autocondanna ad una vita brutta. E poi, attenzione, di questa vita brutta, come insomma in maniera blasfema, ecco, molti pensano, e qualcuno ne ha fatto anche oggetto di espressioni artistiche, diciamo così, che ci vanno a mettere sul banco degli imputati, il Padre Eterno che non ha fatto una dritta, non doveva succedere questo guaio, l'ha fatto succedere, non doveva fare questo, l'ha fatto fare, doveva fare quest'altro, non l'ha fatto, doveva fare quest'altro, non l'ha fatto. Diventa grottesca una situazione di questo genere, no? Allora, Dio costruisce, pensiamo, proviamo un attimo, cioè, facciamo una botta di vita, mettiamoci nei panni del Padre Eterno. Dio fa una creazione perfetta, fantastica, ordinatissima, che è un sovraccarico di dono al vertice della creazione, che è l'uomo, che già avrebbe avuto come dono di doni l'amicizia con Dio, tutte quante le sue grazie, la santità, la fortezza, la luce, la perfezione, l'amore, la bellezza, tutto quello che vogliamo. Per surplus gli dà pure quest'altra. Che cosa fa l'uomo?
L'uomo folle si deforma, deforma se stesso, si condanna ad una vita meschina, si condanna a morte, d'accordo? Noi ci si siamo da soli condannati a morte, si condanna a soffrire, si condanna alla miseria, fa danni alla natura, li fa lui, capito? E la natura stessa, che doveva essere al suo servizio, gli si è rivolta contro. Non gli obbedisce più. A volte si impazzisce e succede il finimondo. Di chi era la responsabilità di questo? Nostra. A chi spetta la possibilità di dire punto a questo circolo di morte maledetto? D'accordo? A noi. A noi. Solo a noi. Siccome cominci, credi, tu operi, fai una bella confessione, cominci una vita di conoscenza del Signore, così come puoi averla adesso. Voi sapete che le prime conoscenze vengono, San Paolo dice, fides ex auditu. Bisogna ascoltare, ascoltare non è soltanto ascoltare una voce, ascoltare vuol dire mettersi in atteggiamento ricettivo, tu puoi ascoltare anche leggendo, no? Se ti leggi il Vangelo tu stai ascoltando, se ti leggi gli scritti di Luisa stai ascoltando, non è soltanto l'ascolto, come dire, sonoro, insomma, di un insegnamento, di una predica, di qualcosa. E poi si parte. E chi parte in questo viaggio, inevitabilmente, io questo l'ho detto, lo ripeto, è chiaro che non è un fatto di un giorno, forse neanche di un mese, forse neanche di un anno, non lo sappiamo, ma i benefici che se ne traggono sono oggettivi ed evidenti, anche se a volte è uno stato incipiente. E la prima cosa che accade è la percezione reale e vera di chi Dio Dio è amore allo stato puro. Tu che stai ascoltando sei uno sbocco allo stato puro del suo amore, creato dall'amore, creato per conoscere e ricevere l'amore, creato per ricambiare l'amore, creato per far circolare l'amore dovunque, dovunque. Ecco perché cioè lo stile di un figlio della divina volontà è lo stile della Madonna. La Madonna è amore vestito di carne al femminile. Ecco, potremmo anche denominarla così. Perché? Perché conosce Dio. La Madonna è la conoscitrice di Dio. E quando uno conosce Dio ed è innamorato di Dio, ripete nella sua vita esattamente quello che Dio è e quello che Dio fa, né più né meno. Quindi, questo per questo discorso, se noi ci vediamo ancora in atteggiamenti lontani, distruttivi, passionali, che ci dividono gli uni dagli altri, tutto quel male possibile che possiamo vedere, bisogna andare a fondo. Sempre andare a fondo, il Vangelo domenica scorsa, ascolta Israele, la prima cosa. Non è la prima cosa che mi devi amare, la prima cosa è che devi ascoltare. Ascoltare vuol dire apri il cuore, cerca che troverai, ascolta, discerni. Chiudo col profeta Geremia, era lui mi pare, dice il Signore, informatevi, circa la strada buona, dove sta la strada buona? Circa i sentieri del passato e percorreterli e troverete ristoro e pace per le vostre anime. Informatevi. Il dramma di oggi è la gente che cammina a precipizio, non gli passa manco per anticamera del cervello, ma non sarà che io mi sono completamente dimenticato di Dio, di chi lui è, di quello che lui vuole. E non l'ho mai approfondita questa cosa. Questo è una tragedia, abbiamo visto prima, distrugge
i suoi più alti disegni, vanifica tutto il bene che Dio ci ha fatto. Che Dio ce ne scampi e liberi e ci conceda invece di conoscere, apprezzare e vivere l'infinita grandezza nei suoi. Mia benedizione a tutti, una santa notte, appuntamento per chi lo crede alla prossima puntata. Fiat Ave Maria.